Ieri a Torino, oggi arriva Rolo con Fabrizio Bertotto. Beh, insomma, territorio, militanza, passione politica, questo caratterizza questa novità che c'è di una destra più forte rispetto agli ultimi tempi, rappresentata da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Io sono molto contento di portare la pietra al cantiere e anche di sostenere un candidato bravo, una brava persona come Fabrizio Bertotto al Parlamento Europeo, oltre che sindaco della sua città. Ieri sopralluogo al campo nomadi di Via Germaniano, dove ha potuto ascoltare anche cose allucinanti. Sì, in quel campo rom io sono rimasto stupito perché pensavo fosse una balla. Invece sapere che vanno a intascare il reddito di cittadinanza al posto di una ragazza disoccupata che stava lì e non può fare la domanda perché il papà è proprietario di casa, avrebbe dovuto comprare una roulotte quel papà. Dopodiché anche l'ex asilo occupato. E non c'è dubbio, lì siamo andati diciamo più per simboleggiare una domanda di sicurezza che è fondamentale. A me è dispiaciuto molto vedere centinaia di agenti presidiare quel luogo per timore che possa essere rioccupato. Lo Stato deve essere sempre più forte dell'antistato e in questo caso l'antistato sono le bande dell'estrema sinistra. Tornando a Rivarolo, aveva già avuto modo di conoscerlo? No, il piacere è stato di oggi perché insomma ho visto tante fontane e ho chiesto quale sindaco l'aveva realizzata e mi accompagnava con la sua macchina. Fabrizio Bertotto, in corsa per le europee, candidato alle amministrative di Rivarolo, sempre in movimento e sempre con personaggi di spicco. Sì, sempre in movimento, sì, per fortuna ho tanti amici, ma quelli di spicco chiaramente sono loro. No, una bella occasione. Oggi il fatto di poter fare campagna elettorale per le europee nella mia città, la città per la quale anche ho dato la disponibilità a candidarmi a sindaco e sulla quale stiamo preparando anche una bella campagna elettorale, per me è una fatica immensa, però penso che sia una grande opportunità per Rivarolo. Per me ho già fatto il sindaco, ho già fatto il parlamentare europeo, quindi non ci sarebbe nessuna novità, ma io penso che occupare contestualmente il ruolo di sindaco, il ruolo di parlamentare europeo sia una grande opportunità per la città. Ricordo che di parlamentari nazionali ce n'è 1000. Di parlamentari europei ce ne sono solo 73, quindi innanzitutto un partito come Fratelli d'Italia che mi ha scelto come candidato di punta soprattutto sulla regione Piemonte, è un merito aver scelto qualcuno che arriva da un territorio provinciale e non da un centro urbano. Dopodiché è per la città di Rivarolo una grande occasione di accedere a tutto quel mondo di finanziamenti, a volte ahimè ostacolati dalla burocrazia, spesso dalla burocrazia regionale o dalla burocrazia nazionale, che non permettono di fare quello che si potrebbe fare con i fondi europei. Quindi penso che per la città di Rivarolo sia un'occasione. Io corro, faccio migliaia di chilometri, la squadra Riparolium sta lavorando sulla città, penso che sia, ripeto, una grande opportunità, lo dico anche con un filo di commozione perché è una città che mi ha dato molto e vorrei veramente dare alla città almeno una parte delle soddisfazioni che questa città mi ha sempre dato. Abbiamo parlato delle fontane, Sara ci ha detto che passando ha visto le fontane e ha chiesto chi è che le aveva realizzate. Nel programma ci sarà una recensione delle fontane? Beh, le fontane le abbiamo già fatte, quindi io dico sempre, io al massimo le ho fatte, almeno qualcun altro provvede a riaccenderle, se poi saranno ancora spente le riaccenderemo noi, ma penso il tema di riaccendere, il verbo riaccendere, diciamo, non penso che riguardi soltanto le fontane, penso che riguardi l'intera città. E dopodiché, ripeto, io faccio questa corsa alle comunali perché penso di dovere qualcosa a questa città e quindi il fatto di riaccenderla, rimetterla in movimento secondo il mio modo di amministrare, che non è assolutamente contro il modo di amministrare di qualcun altro, ma semplicemente alternativo, una visione del governo della città diversa da altri candidati. Non a caso mi candido con una lista civica, pur essendo io appartenente ad un partito politico in maniera abbastanza dichiarata. Lo faccio con la lista civica, la solita, la stessa che mi ha sostenuto, perché parto dal presupposto che quando parlo di amministrazione prima il governo della città e poi tutto il resto.